Riccardo Ospini, allora è dura commentare 1-1 in casa, giunto al 92esimo quando ormai avete la vittoria in pugno e per voi vincere diventa fondamentale per ogni gara. È veramente dura perché sapete quali sono le vicissitudini che cui abbiamo andato incontro in queste settimane. E finalmente oggi, insomma finalmente per modo di dire, riuscivamo a portare a casa 3 punti sofferti. La partita ormai era andata, mancavano pochi minuti e sinceramente siamo visti sfuggire insomma, il risultato quasi al traguardo. È una cosa sulla quale ovviamente dobbiamo prenderci noi le nostre responsabilità nel caso in cui il gol fosse regolare. I ragazzi si lamentano del fatto che ci fosse un fuorigioco che io non sono assolutamente in grado di stabilire se fosse effettivamente così. L'azione che ha determinato poi il pareggio è stata forse l'unica vera occasione del Calangianus nella ripresa, che ha spinto, favorito anche dal vento, però non ha creato grandi problemi a Cinus. Sì. Volevo dire proprio quello, che noi abbiamo apparentemente sofferto molto di più il primo tempo, che non riuscivamo, la partita era molto combattuta a metà campo, loro forse arrivavano anche un po' prima su qualche pallone, però siamo, dopo essere passati in vantaggio, sinceramente la partita era e si poteva gestire anche un po' meglio. Secondo tempo ho messo un centrocampista in più perché arrivavamo troppo spaccati con i due attaccanti alti e quindi siamo riusciti a gestire molto meglio il pallone da quando è entrato Sartorio e abbiamo avuto diverse possibilità per chiuderla, per fare il secondo, ma comunque per gestire meglio la palla nella loro metà campo e invece non l'abbiamo fatto benissimo. Nonostante questo però poi comunque la partita era quasi finita. Siamo riusciti neanche oggi a tirar fuori veramente un risultato che poi possiamo discutere quanto fosse meritato o meno, anche se è una partita di nervi con poca qualità. Certo, però nella ripresa abbiamo parlato appunto del gol di Casu che sul sospetto fuori gioco. Sì. C'è da dire che voi siete stati fermati in qualche ripartenza con Floris, sempre con un sospetto, in quel caso fuori gioco probabilmente non c'era. No, ma ci sono state le interpretazioni che sono state assurde, perché in una Floris si è palesemente disinteressato del pallone, è venuto incontro alla palla, non ha attaccato la profondità e quando Cosso è arrivato sulla palla, aveva rubato il tempo a tutti i difensori e si stava volando verso la porta, hanno ritenuto di interrompere il gioco per un fuori gioco che ovviamente non c'era. E quella è stata una scelta, non assolutamente una mancanza o comunque un errore. Io adesso sinceramente non sto neanche lì a discutere su quelli che sono stati gli episodi, perché ripeto, lo stesso episodio finale che ha determinato la partita alla fine poteva essere poteva scaturire da un rimpallo, da qualsiasi situazione. Effettivamente una volta tanto mi affido anche alla fortuna, che non è mai stata troppo dalla nostra parte, e quando tutto sommato una volta tanto eravamo riusciti ad arrivare a fine partita con i 3 punti che sarebbero stati decisivi, non siamo riusciti a godere di questo. Ecco, il Pula, sul Pula è passato un terremoto, dicembre via Vai, squadra che ha perso anche 8-0 in casa con Muravera. Spini, quel frangente forse era in pausa di riflessione, comunque aspettava le decisioni della società sulla possibilità di ricostruire la squadra, che è stata ricostruita anche grazie all'intervento di Angelo Farci. E adesso alle giorni di ritorno siete imbattuti, però questo doppio 1-1 in casa non agevola quelle minime speranze che avete almeno di agguantare i playout. Certo, perfetto, è proprio l'analisi più giusta. Noi sapevamo, eravamo consapevoli dell'importanza di questa partita, del passaggio della partita di oggi, proprio per cercare di provarci, per cercare di rimanere il più possibile agganciati a quella che è la quota almeno dei playout. Il doppio turno con Latte Dolce e Calangianus Ci imponeva di vincere almeno una delle due partite. Purtroppo non è avvenuto, dobbiamo andare adesso a andare a pescare punti in trasferta, a rendere ancora più difficile un'impresa che comunque è alla portata ma che diventa seriamente insomma, proibitiva. Da fuori il fatto che il Pula abbia recuperato comunque quella dignità. E comunque adesso è una squadra che comunque ce la gioca alla pari anche con gli avversari che hanno 10-20 punti in più. No, faccio presente che c'è l'entusiasmo, mi rilascio dicevo prima,
si è ritrovato un po' l'entusiasmo e lo spirito, insomma, per potersi presentare in campo e giocarsi le partite come è capitato oggi, poi alla pari con tutti. Devo dire che molte delle partite di giornata d'andata, diciamo, a parte quel piccolo blackout nel quale appunto non c'è stata squadra, c'è stata una vacanza anche della sotto l'aspetto societario, e quindi in quelle settimane si sono perse delle partite in modo poco dignitoso. Però adesso quello che è nelle nostre intenzioni è di cercare di provarci il più possibile e comunque dare tutto come abbiamo fatto oggi in campo, cercando di riuscire anche a tirar fuori qualcosa di meglio per l'aspetto del risultato, ovviamente. In Riccardo Spini c'è stato un momento in cui ha pensato magari meglio chiuderla qui, il progetto iniziale è tramontato all'inizio del campionato, oppure quest'ulteriore nuova sfida è comunque uno stimolo per chiudere la stagione nel miglior modo possibile? No, io sono qui a fare quello che mi è stato chiesto all'inizio. Il periodo di riflessione di cui parlavi poco fa era determinato dal fatto che erano le settimane nelle quali la maggior parte dei giocatori messi in lista di svincolo non venivano ad allenarsi, e giustamente non venivano ad allenarsi ed erano sul mercato. E quindi noi siamo rimasti in quelle settimane senza una squadra da allenare. Io non avevo una squadra da allenare durante la settimana, e quindi poi diventava un problema andare al campo. E mancanza di materiale umano, quindi certo, era per forza. Ma anche quelli che c'erano, che comunque erano a disposizione, qualcuno ha giocato in quelle settimane, comunque non venivano ad allenarsi, quindi la mia figura era pressoché inutile in quelle settimane, nelle quali ovviamente non si lavorava durante la settimana ed era inutile che venisse a presenziare la partita, d'accordo con la società, la partita della domenica. Superato quello che comunque è stato un capitolo, questa stagione sappiamo che è nata, travagliata, molto difficile sotto diversi aspetti, adesso concentriamoci sul fatto che c'è una squadra di calcio che gioca, che fa il suo campionato e che fino alla fine deve continuare a dare quello che ha dato nelle ultime settimane. Certo, non è facile ricaricare ulteriormente la squadra dopo appunto aver avuto in mano una vittoria fino alla fine, però il Pula promette comunque di provarci in tutti i campi e tutte le domeniche. Sì. No, ma mi ripeto, perché il giorno d'andata è stato contraddistinto da una situazione di questo genere. Abbiamo vinto a Samassi, la settimana dopo è arrivata la partita, il giudice sportivo ci ha tutti i punti a tavolino e siamo andati a giocare a Gavoi, che ricordo adesso la prima in classifica, la settimana successiva, e vincevamo 1-0 a 5 minuti alla fine dopo aver giocato una grande partita, e abbiamo perso 2-1. In un momento in cui il Pula era vivo, era in classifica e poteva comunque trasformare la sua stagione, ed è stata decisamente interrotta da episodi che comunque fanno parte del gioco e che di cui noi dobbiamo prendere atto, però comunque fino alla fine dobbiamo essere noi a cercare di invertire la tendenza e a determinare il nostro destino. Va bene, ringraziamo il mister Spini, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, vi serve tanto. Grazie. Per raggiungere i vostri obiettivi. Grazie.